stato il direttore artistico Alessandro Benvenuti a chiudere la stagione di prosa 2016-2017 del Teatro Comunale Mario La Spina di Castiglion Fiorentino, con lo spettacolo Un comico fatto di sangue andato in scena domenica 19 marzo. Si archivia così un'edizione ricca di successi e consensi per il Teatro Castiglionese, che premia il progetto condiviso da Fondazione Toscana Spettacolo Ollus, dall'amministrazione comunale e da Officine della Cultura. Qualità innegabile, non a caso è un teatro che funziona molto bene. Oltretutto poi c'è questo rapporto molto carino, affettuoso, di apertura verso le realtà locali, verso, insomma, mi pare che si respira un'aria sana, si collabora in maniera sana in qualche modo, quindi è un aiuto che ci si dà l'un l'altro che dà i suoi frutti. La sete di teatro dei castiglionesi è stata confermata anche dal confronto dei numeri della stagione appena conclusa e di quella passata. Si è infatti registrato un aumento del 30% degli abbonamenti. Abbiamo fatto vivere questo splendido edificio perché, benché piccolo, il Teatro Spina di Castiglion Fiorentino è unanimemente riconosciuto come un piccolo gioiello e quindi siamo felici che la scommessa con Officina Cultura, il direttore Alessandro Benvenuti, penso di poter dire che è risultata una scommessa vinta. Si chiude una stagione ma non chiude il teatro, divenuto ormai per i castiglionesi e non solo molto più che una casa della cultura. Nei prossimi 10 giorni noi abbiamo il gran galà dello sport con ospiti del mondo sportivo illustri, 20 marzo proprio qui al Teatro Spina alle 9:30, il 3 aprile una prima nazionale di Vittorio Sgarbi che ci parlerà di Bartolomeo della Gatta, poi entriamo nel vivo delle attività anche tradizionali della città, il Maggio Castiglionese, il Palio dei Rioni, è il teatro che è al servizio della comunità e questo è veramente uno dei massimi obiettivi che ci potevamo prefiggere, che abbiamo centrato.